Ciao, ben ritrovate nel video preferiti, questa volta di marzo, ma prima di iniziare volevo mostrarvi la mia nuova news, ovvero ho cambiato colore di capelli, finalmente ho fatto il rosso rame più o meno. Volevo fare il rosso rame da una vita, in realtà lo volevo anche color carotina, tipo così, però vabbè, allora spintava l'enfasi del momento, cioè ho detto basta, adesso vado e lo faccio perché è troppo tempo che ci penso. Sono andata della parrucchiera e mi ha fatto questo colore qui. Non so voi che ne pensate, vi piace come mi sta o dovrei tornare al mio colore o dovrei cambiare un po'? Forse secondo me dovrei farlo un pochino più aranciato o più intenso, non so. Comunque scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, soprattutto suggerimenti, se cambiare, se tornare al mio vecchio colore, se farlo più scuro, più intenso, più aranciato, insomma, ditemi un po' cosa ne pensate. Comunque, ritorniamo a noi. Con i preferiti sono un po' vari, trucco, capelli, corpo, un po' di tutto. Allora, iniziamo da un prodotto di make-up per le labbra, è il Lip Eraser Lip Balm di MAC, e non è nient'altro che una sorta di correttore per labbra, che è un prodotto da applicare e tamponare sulle labbra per neutralizzarne il colore, comunque la pigmentazione, prima di stendere il rossetto. Questo prodotto serve per far sì che il colore delle labbra non influenzi successivamente il colore del rossetto, soprattutto per le tonalità chiare. Per esempio, a me capita spesso con i rossetti color corallo chiaro, color rosato chiaro, che nemmeno si vedono perché le mie labbra troppo rosse vanno quasi a coprire il colore del rossetto. Invece, dopo usando questo, le labbra, comunque il colore delle labbra viene smorzato e il rossetto appare nella sua tonalità vera e propria. Quindi, altro prodotto di make up è un rossetto veramente molto strong, e sto parlando del Candy Yum Yum di MAC. È un fucsia fantastico, bellissimo, nelle giornate di sole, primaverili, è fantastico da portare perché dà veramente tanto tanto colore e si può usare anche con una tonalità del genere. Altro rossetto scoperta e promossissimo di MAC è Elegant Accent della collezione Rich Lipstick. Adesso vi mostro come questo rossetto è diverso dagli altri. Già vedete come il packaging cambia ed è questo colore bellissimo. È un colore rosato naturale, ma molto molto modulabile, ed è fantastico anche nella composizione. Per quanto riguarda il colore, potete applicarne uno strato ed è veramente un colore molto naturale, molto bello, perché dà proprio un velo di luminosità alle labbra ed è fantastico. Se invece applicate più prodotto, quindi andate a stratificarlo, viene veramente un bellissimo color rosa corallo, ma veramente molto particolare, veramente molto bello e molto primaverile, e io lo adoro. E come vi dicevo prima, ha una composizione particolare perché è molto morbido, sembra quasi un lustre di quelli della MAC, quindi quelli là molto leggeri, ma in realtà rimane per tantissime ore, non dà alcun tipo di secchezza alle labbra, le lascia molto idratate, rimane per tantissime ore e il risultato è fantastico. Rimanendo sempre nella sfera del make up e delle matite, ho finalmente comprato un temperino decente, perché io ho dei problemi con i temperini, non so perché. Ogni volta che compro un temperino ne avrò comprate 300 di quelli per le matite d'occhi, si rompono tutti. Finalmente ne ho trovato uno che sembrerebbe andare bene, ed è questo che ho comprato da Yves Rocher a pochi euro. Ha anche lo scompartimento in cui rimane il resto della matita temperata, per cui se non si ha un cestino a portata di mano è molto comodo. Ha anche al suo interno questo strumentino qui per eliminare i residui di matita, ed è molto comodo perché si incastra qua dentro, e ha sia il temperamatite per matite grandi che quello per matite piccole. È veramente comodissimo e funziona benissimo, e finalmente un temperino che funziona sinceramente, che non mi si rompe e tempera le matite benissimo, quindi super promosso.
Ho acquistato, sotto consiglio del mio dentista, o direi che ma il dentista ve l'ha consigliato. Sì, il dentista in realtà era un prodotto che conoscevo già perché l'avevo non provato, ma visto su YouTube in tanti video. Ed è questo, è il gel d'aloe dell'Equilibra. Si può usare per tantissime cose. È un gel che va a disinfiammare, diciamo, alcune parti del nostro corpo. Io avevo un problema alle gengive, avevo la gengiva infiammata, e il dentista mi ha consigliato di applicare un po' di questo sulla gengiva e massaggiare. Effettivamente è molto buono. L'ho utilizzato anche dopo aver fatto la ceretta. Mi ha fatto passare... Allora, avevo fatto la ceretta, intelligentemente, ai baffetti, però dopo dovevo uscire. Ho detto, cavolo, ma adesso mi rimarrà il rossore per il resto della giornata. Invece ho applicato questo e dopo un'oretta circa, anche mezz'oretta, il rossore è scomparso subito. Comunque molto lenitivo per tutte le irritazioni, è ottimo. Dopo il rasoio, dopo la ceretta, qua c'è scritto rossore da sfregamento, sollievo dopo il sole, arrossamento delle pieghe cutanee. Insomma è fantastico, inoltre senza petrolati e parabeni, alcol e profumazione. Veramente, veramente consigliato. Super preferita, scoperta, allucinante dell'anno è il solvente per unghie di Hydrocher. Non gli avrei dato un euro sinceramente a questo solvente, vedendolo lì ho detto ma sarà un solvente come un altro, invece no, è fantastico. È fantastico perché è senza acetone, ma nonostante sia senza acetone toglie benissimo lo smalto, anche quello fucsia. Solitamente io compro i solventi con acetone perché quelli senza acetone non mi tolgono niente. Invece ho provato questo qui e toglie veramente tutto, tutto, tutto. È un po' piccolino perché sono 100 ml, invece penso che gli altri siano un po' più grandi. In realtà non ho controllato. Però devo dire che basta mettere un po' di solvente in un dischetto, lasciarlo agire qualche secondo sull'unghia, tirare via il dischetto e davvero subito al primo passaggio toglie tutto lo smalto. È veramente fantastico, ve lo straconsiglio. Nuovo Jardin del mese è questo qui, è un gel doccia, questa volta è la noce di macadamia. Come saprete, io adoravo già quello al caffè che avevo messo nel video precedente, quello rimane il mio preferito di tutti in assoluto, però è molto buono anche questo, ma soprattutto lascia la pelle bella idratata. Poi, passando sempre ai Hydrocher, ho provato queste salviettine struccanti della linea Pur Calmilla, che sono a base di camomilla, però devo dire che struccano molto bene. Io non le uso tutti i giorni perché preferisco utilizzare le salviettine struccanti quando sono in viaggio e non posso portarmi il solvente, però devo dire che struccano bene, non irritano gli occhi e davvero promosse, quindi vi consiglio di comprarle, anche perché penso che questa linea tra un po' la accantoneranno, quindi finché siete in tempo vi consiglio di comprarle perché sono veramente molto molto buone. Altro preferito per il corpo, si tratta di un esfoliante, un gommage, ed è questo qui all'albicocca, sempre Hydrocher. E la cosa particolare è il profumo fantastico di albicocca, un profumo di albicocca, mamma mia, spettacolare, spettacolare. Comunque è uno scrub da fare due volte a settimana, ha una grana diciamo media, né troppo potente né troppo leggera, e mi è piaciuto molto soprattutto per il profumo. Comunque però lato negativo, guardate qui, non so come mai già questo tappo si è rotto. Secondo me è un po' delicatuccio. Inoltre la cosa scomoda secondo me di questi prodotti Hydrocher, che hanno tutte le stesse identiche confezioni, balsamo e scrub, hanno la stessa identica confezione, se vedete è similissima, quasi uguale, cambia solo il disegno. Quando io sono sotto la doccia spesso prendo questo, me lo metto sul corpo, cavolo, questo è il balsamo, non è lo scrub, e faccio la stessa cosa con l'altro. Faccio la stessa cosa anche con, vabbè, con quello no, però per esempio mia madre si era confusa, ma come mai hanno tutte le stesse confezioni? Ho per esempio lo shampoo antiforfora che è uguale allo struccante, l'acqua micellare 3T, è identico. Secondo me dovrebbero cambiare un po' perché veramente ci si confonde. Comunque questo qua è promosso. Come avete visto, l'ultimo promosso è questo balsamo
L'unico balsamo che ho provato di questa marca, ma penso che lo ricomprerò perché mi sono trovata benissimo. Ed è senza siliconi, parabeni e coloranti. Si tratta di un balsamo per capelli molto secchi, e sembra infatti quasi una maschera, quanto è cremoso e compatto. E devo dire che nonostante tutto io lo applico e mi lascia i capelli morbidissimi, non me li lascia unti, me li lascia morbidissimi, nutriti al punto giusto, ed è veramente, mi è veramente piaciuto. Per quanto riguarda lo shampoo non l'ho provato, ma non penso che lo proverò, perché questa linea comunque secondo me per i capelli è un pochino pesante, per chi non ha proprio i capelli secchi secchi secchi. Io che ho qua dei problemi un po' di capelli grassi alla base e capelli secchi sulle punte, se provo un balsamo del genere mi sa che mi ritrovo con i capelli, se provo uno shampoo del genere mi sa che mi ritrovo con i capelli unti. Quindi, però come balsamo è fantastico, quindi consigliatissimo. E niente, questi sono i miei preferiti del mese di marzo. Fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri preferiti, e se volete lasciatemi pure il vostro video preferiti tra i commenti, che sicuramente andrò a vederlo. E niente, spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo. Ciao!